Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: cambio hair look per Santiago, parrucchiere a domicilio per il primogenito della showgirl argentina Belén Rodríguez e del conduttore televisivo Stefano De Martino. Belén Rodríguez e Stefano De Martino, dopo continui tira e molla che hanno spinto la showgirl argentina a tenere separata a lungo la sua strada da quella del conduttore tanto da avere avuto una figlia da un altro uomo, Antonino Spinalvese, oggi sono tornati insieme, hanno trascorso le vacanze insieme con la famiglia al completo e ora sono rientrati a Napoli dove soggiornano nella meravigliosa villa del conduttore televisivo ubicata sulla collina di Posillipo. Tuttavia, nelle ultime ore a rubare la scena alla showgirl argentina e all'ex ballerino è stato il loro primogenito Santiago che ha pensato bene di cambiare hair look. Dunque, Santiago necessitava di rinfrescare il hair look con una bella sforbiciata e quindi i suoi famosi genitori, approfittando degli ampi spazi all'aperto di cui è dotata la suddetta villa, hanno deciso di convocare a domicilio i parrucchieri Enzo e Jenny Testa, i due fratelli napoletani leader del hairstyle, che hanno trasformato per alcune ore il giardino della villa in un salone di bellezza allestendovi la postazione con la poltrona. Il nuovo taglio di capelli di Santiago. Santiago, sorridente e divertito, si è fatto ritrarre tra le mani del parrucchiere con indosso la mantellina, per evitare che i capelli svolazzanti si depositassero sui suoi abiti, brandizzata. Il risultato finale? A renderlo noto sono stati i fratelli Testa condividendo sulla loro pagina Instagram ufficiale un primo piano di Santiago con la nuova acconciatura fresca e sbarazzina. Il primogenito di Stefano e Belén, dunque, ha detto addio al caschetto con la fila centrale che era ormai un po' troppo lungo, ora esibisce un taglio caratterizzato da un ciuffo laterale spilzato e da una chioma super scalata sui lati. Insomma, i De Martinez, di nuovo insieme, si stanno godendo la ritrovata sintonia nella loro splendida villa posillipina tanto da non essere usciti di casa neppure per il cambio look del loro primogenito. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.